qualche problema col mio pass fasullo. Attenzione, cancella. Se non è venuta bene vengo con le spranghe. Anche lui picchia solo i bambini. Oggi sono davanti all'Ariston e porterò la mia musica. Porterò la mia musica a tutti. Davvero trapper che sono. Faccio la musica, metto tutto in subbuglio. Se non ti piace sto pezzo, frà, ti fico un pugno. Yo. No. Mi voti stasera? Certo. Grande, frà. Grandissimo. Ciao. Ovviamente davvero trapper che sono, sono anche munito di un pass falso. È la base del successo. E c'è un fotografo che non mi ha calcolato di striscio senza sapere che ha davanti a sé un vero trapper. Adesso deve farmi una foto. Sono Cash Boy. Saremo giovani. Mi fai una foto, cappellaio matto? Vai. Spero che sia venuta bene, voglio vederle bene sui manifesti. Se non è venuta bene vengo con le spranghe. Bella, perché sennò venivo con le spranghe. Grandissimo. Ciao. Ciao ciao. Primo quiz. Ancora con ste mummie. Sempre ste mummie. Cioè hanno Cash Boy. È meglio il pezzo che ho fatto io, si chiama Amore. So, io sono Cash Boy. E dico una piccola punchline. Stasera. Anche se non posso fare i pezzi che vorrei io. Ad esempio la mia hit mi ha portato al successo. Si chiama Amore. Fa con i miei fra fumo 5 bombe. Vado nei night solo per picchiare le donne. È molto underground. E stasera canti? Sì. Canto love love love. Vado a fare qualche foto e poi torno al back. Bella. Ammazza. Cash boy, affari tuoi. A me con Cash Boy? No, con la macchina. Scema! Scusi, per favore. Certo, eh? Certo. Pensavo la foto a me. Prego. No. Non mi sono offeso, tranquilla. Ah. Mando i miei bro poi dopo, la faccio slamare. Sì. Qualche problema col mio pass fasullo? No. Qualche problema? Lo potevi fare un po' meglio. No, però non potete riprendere. Attenzione, cancella. Mi sono spostato un po' perché c'è la tipa di prima. Si è messa a parlare con la polizia per il mio pass falso. Ma ovviamente io ho messo sala Tampax eccetera, perché è un'imitazione grossolana e quindi legalmente posso farlo, perché con questa roba qua non tento di entrare. Ho massimo rispetto, altrimenti non sarei qui a mostrare Sanremo. Maresciallo, non mi prendi. Pistole nella Fendi. Ho visto la polizia a destra, ma c'era anche qua. Si è girato quel tipo là. Un famoso detto dice: dai Cesare quel che è di Cesare. Se stasera non mi voti, sai cosa do a Cesare? Cash Boy. Se stasera non voti Cash Boy, ti ho tante di quelle mazzate che domani mattina devi assemblarti come Mr. Potato. Io faccio teatro, tieni questa. Che mi stai spammando? No. Io? Cioè, grazie al c***o che vieni da Roma. Ciao. Lettiera Bergatti, mi stai votando? Assolutamente sì. Vai veloce, mica, che ti do tante di quelle manate che finisci indietro nel tempo. Cash Boy. Cash Boy, dove ti trovo? Vedi che non prende la linea? Ma non è solo la linea che non prende, mi sa. Metti una sim nel cervello, frate, mi sa che non funziona. Proviamo col numero 2. Neanche questo prende. Piuttosto che mettere le scarpe, metti dei trampoli, magari connetti qualcosa. Oh, passo dopo, se non vai a votare Cash Boy, diventi parte dell'arredamento, diventi. Ti ho tante di quelle mazzate che torni a casa in una scatola, nel pacco di Amazon, quello piccolo. Nella buca ti mettono direttamente. Mica, questa non sa la vera musica. Sono vicino a un ragazzo vestito da babbione. Sulla carta d'identità c'ha nome e coglione. Ma non fa niente? No. Ho letto press. sono un trapper simpatico. Dai, sono. Salve signore, Cash Boy. Ho fatto una canzone anche che parla di panchine, giardinetti, vita di strada. Infatti ho visto la panchina, mi sono venuti in mente i ricordi di quando ho scritto quel pezzo. Voi l'avete sentito? Non me lo ricordo, non è che seguo molto. Faceva... con l'amore dei miei fra vado sempre ai giardini, vedo le mamme, poi le picchio insieme ai loro bambini. Grazie fra, questo è il discorso della strada, spero vi sia piaciuta. Sì, così eh? Vai. Vado? Potevo mandare le mie figlie? Certo, che loro... sicuro. Quanti anni hanno le sue figlie da trapper? No, 30. Ah, quindi sono coetanee? Eh sì, dai, quindi
A te. Metti una buona parola. Cacchio. Quell'uomo mette una buona parola con me per le sue figlie. Le faccio giocare sulla spiaggia con le mie biglie. Ah. Prima la mamma e poi la figlia, come i veri trapper. Mi dai dello sporco? Cioè, dai a un trapper dello sporco? No, ci siamo semplicemente dato un dentifricio. Ma sei un trapper veramente? Mi prendo l'iPad, va. Almeno prendete voi qualcosa di serio, vai. È rischiato, eh? No, però si prende il dentifricio. È rischiato, scema. Grandi e piccini, anche lui come me ha detto che picchia solo i bambini. Tu quanti ne hai picchiati? Due. Di bambini? Ma sei matto. Spero che questo video dove mi fingo un trapper vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un super mega like. Qua vi lascio l'episodio precedente in cui faccio il giornalista scemo qui a Sanremo e qua un prank a caso. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella. Non mi hanno arrestato, quindi va bene.